Ciao a tutti, siamo Samantha e Nicolò, veniamo dall'Istituto Comprensivo Statale Giuseppe Verdi di Corcagnano, in provincia di Parma, in Emilia Romagna. Bravissimi! In rappresentanza della Regione Lazio, da Roma, i ragazzi dell'Istituto Pontificio Santa Pollinare presentano il progetto Draghi a Berlino. Senti, ti manca l'ispirazione? Sì. Allora, vieni con noi. E così, con una catapulta, queste parole scaraventano il protagonista della storia in un mondo in cui l'immaginazione a farla da padrona. Si dice che a volte la realtà superi la fantasia, e se fosse proprio la fantasia a modificare la realtà? Una carrellata di storie, tutte divertentissime, ma legate ad un unico motore, la creatività. Se la violenza è una mancanza di ispirazione, noi ci ostiniamo ad utilizzarla tutta per disegnare un mondo che sia all'altezza della nostra umanità. Un ringraziamento ed un applauso a tutti i ragazzi. Quello è dopo. Tornate pressa.
E l'aiutante dice, che voce strana che è la moglie mia. E la moglie rispose, ah, sai com'è, è uno di quei giorni. Allora, Sara gli raccontò della lotta con l'orso, mostrando il dito. Ma la moglie non gli credette. E disse, aiutata, tu mi stupisci, tu mi tradisci. E allora, aiutata, l'aiutata insieme alla moglie, litigarono notte e giorno, fino al mattino successivo. Decise di cacciarlo dal castello. Però si dimenticò che il castello era proprio di aiutata. Allora, aiutata decise di andare in un hotel, ma l'albergatore lo cacciò, perché non voleva venire. Allora ritornò al castello. È tornato al castello, incontrò la moglie e la moglie disse, vabbè, per questa volta faccio un'eccezione. E lo fece. Insieme dormirono in un letto, piccolo, troppo piccolo, piccolissimo. Allora, a un certo punto aiutata, si addormentò. Tutto quello che ha scritto non ha più senso. No! Fermo! Pazza! Fatto! Proprio! Ma è possibile! Ciao! Io sarei grande aiutata! Mi ero una grande aiutata? C'è una grande moglie! Un grande orso bruno, piacere mio! Non è possibile! Praticamente non lo so, ma mi sento adatto con la mia nuova voce! Ma anche muoversi liberamente senza le tue indicazioni è normale, eh? Guarda che riesco a fare! Thank you.
malicodati come te se siamo degli esclusi. Personaggi abbandonati, scartati, senza storia e senza finale. Giovani creati lasciati qui a fluttuare. Ma è proprio per questo che lui è importante che ti conosco. Non possiamo accettarlo qua. Busta via. Non ti vogliamo! Aspettate! È un'eternità che aspettiamo. E volete rimanere qui? Certo che no. Allora forse lui ci può dare una mano? Non ho di certo intenzione di farmi aiutare da uno scrittore. Sì, e da uno scribacchino servo dell'editoria. Io ci sarei tu. Non ti ho pure rimbambito. Via! E visto che ci siete, andatevene pure voi. No, questo no. Perché non sono stanco nel trapasso con il suo mondo. Cacciamolo. Sì, cacciamolo. No, potremmo costruirlo. Però potremmo costruirlo. Distruire uno scrittore. Ma non esiste. Chi vuole cacciarlo? Tu invece vorresti farlo rimanere qui. Non sarebbe una pessima idea. Non ci posso credere. E come volete fai, sentiamo. Potremmo portarlo da Sandrone. Sandrone il Santone. Sì, scusa, quanti Sandroni conosci tu? Il Santone. Potrebbe essere pericoloso. Potrebbe succedere che... È l'unico che può dare una risposta.
Caterina ha delle grandi difficoltà a condividere il suo mondo con il resto della famiglia, composta da un padre che vive nella sua realtà finanziaria ed una madre che, pur di non sentire nulla, non ascolta nulla. Giusto, James, perfetto, io gli sparerei 30.000 euro e non se ne parla più. Sei la bambola più bella del mondo. Ma sì, quelli sono così idioti che comprerebbero anche a 60.000. E sei mia. Vendi tutto, James, vendi tutto, anche tua madre se ce l'hai ancora. E proprio? Beh, allora vendiamogliela subito. Oh, non ti lascerò mai. Con chi parli? Con la mia bambola. Non puoi parlare con una bambola. Perché no? Io le parlo e lei mi risponde. Ancora che credi nelle favole? Perché, papà, tu non ci credi? No. Ma allora perché leggi quel libro Vestiti della Draghi a Berlino? Draghi a Berlino significa che... Ah, vabbè, tu non capiresti. Comunque le bambole sono oggetti animati, punto. Ciao, amore mio. Ciao, mamma. La mia bambola ha detto che ha bisogno di vestiti nuovi e di un passeggino per portarla dove vuole. Certo che glieli compreremo, tesoro. Non possiamo assolutamente deluderla. Visto? Glieli compreremo con i soldi di papà. Eh? Anch'io ho lavoro, sai? Lavoro. Lavoretto per tenerti occupata mentre spendi tutti i miei soldi. Vabbè, ho portato tante buonissime cose. Chi vuole assaggiare? Io! La mia famiglia mi accudisce. Mi dà tutto quello di cui ha bisogno. Ma è la classica famiglia. Non ascolta perché non sa ascoltare. E io non so come esprimermi. Perché non mi sono mai espressa con le mie parole, ma con le loro. Vorrei dire che non mi servono nuovi vestiti e nemmeno un nuovo passeggino. Ma non posso, ci rimarrebbero troppo male. Hai fame, non è vero? Allora forza, forza! Mangia tutto! Mangia tutto! Così cresceremo e... rimarremo sempre insieme, tu ed io, tu ed io, tu ed io, tu ed io. Storia numero 2, la terra dei pochi. In una località non meglio specificata, in una locanda, abita un locandiere molto particolare. Diciamo, lui ama il suo lavoro, ma in un modo tutto suo. Piatti prelibati, gustosi, raffinati, ma anche innovativi. Sì, soddisfare paladini come il nostro non è facile. E lei ci è riuscito. Complimenti. Grazie. Ma... ci dica, dove si prende questi prodotti eccellenti? Vengono tutti da una terra speciale, siete di una regione bellissima. Davvero? Sì, le colture gli danno dei sapori organolettici, impossibili da trovare altrove. Non avevo dubbi. Ma su, non ci venga sulle spine, da dove? Volete davvero saperlo? Ma certo! Vengono tutte dalla terra dei fuochi. Oltre che a cucinare bene è pure simpatico. Capo artista, quasi più simpatico di me. Non sto scherzando. Ma per favore. Ci sta dicendo che provengono da terreni tossici? Certo. Cioè? Io ho mangiato spazzatura! Sì, e non credo sia la prima volta. Sto per vomitare. Via, non esagererei. Ci sono ancora i secondi da mangiare. Voi siete pazzi, mi faccio uccidere piuttosto. Andiamocene. Ripeto, ma che secondi? È uscita, ragazze. Dov'è finita la porta? Non c'è una porta. E le terre? Sono tutte bloccate. È un incubo. È un incubo. Dovete sedere e mangiare i secondi. E adesso sedetevi e mangiate. Mangiate. Non è così male. In fondo. Buon appetito.
in cerca di un marito. Tuttavia, le due fanciulle, a causa di un tragico incidente, hanno perso l'una la mano e l'altra la gamba. Oh, mi dispiace tantissimo per l'incidente. Come avete fatto ad andare avanti? Oh mio Dio, noi non siamo andate avanti! Ogni sera ci mettiamo davanti alla televisione a guardare l'Isola dei Famosi. Poi ci siamo andati in cabina, diciamo, a bere la vodka. Perché il whisky costa troppo. Poi abbiamo caldo e allora andiamo in giardino e iniziamo a bere, a piangere e ci sentiamo così sole. Ma fino ad adesso, perché ora ci sei tu qui con noi. Beh, non arriviamo a conclusione affettata, perché sono dai, insomma. Ci stai dando delle handicappate? Ma no, assolutamente no, solo che il matrimonio è una cosa veramente importante e quindi avrei da pensarci un po', una boccata d'aria, una passeggiatina, sai? Scusa, quindi tu hai intenzione di andare? Beh, io direi che in nome di Nonno Carmine tu debba rimanere qua con noi, se no cosa direbbe mai Nonno Carmine? Beh, arrivati a questo punto penso che la vostra storia mi ha toccato nel profondo del cuore. In te, delizioso, io potrei pure andare. Ma dai, resta per un'altra tazzina di tè. Sì, almeno per un'altra tazzina di tè, sì. No? Potrei pure andare. No, Ludmilla, vai a chiudere la porta, per favore. No, no, no. Sì, sì. Posso aprire tutto quello che vuoi? No, no. Vai, chiudi. Ancora un po' di mangia. 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 Andiamo alla ricerca di piatti sofisticatissimi,
senza per accorgerci che ci stiamo avvelenando. Ed infine Gianni e Berlino, la più assurda di tutte. Però, in quante famiglie succede che i bambini vengano usati come oggetti? In ogni assurdità c'è la possibilità di una storia, e tu hai rinunciato alla tua troppo presto. Per paura di iniziare, per paura di sbagliare, non si inizia mai veramente. Senti, io mi prendo un po' da casa. Prima devi trovare l'uscita. Non lo consiglio. È troppo difficile. Le cose difficili sono sempre le più belle. Prova ad immaginare. Una parola. Non mi sembra che sia mai stato così difficile. Guardati intorno. Non ti manca l'immaginazione. Non ti manca l'immaginazione, ti manca il coraggio. Vai. Riesci. Migliora. Immagina. Immagina tutto quello che puoi. Francesca Moretta, Monica Mariotti e Davide.